Buonasera a tutti ragazzi e bentornati al canale B-World 2.3. Che cosa parleremo? Parleremo ovviamente della serie Info sul Sapere, giusto? Nelle puntate precedenti avevamo parlato di cosa? Della scoperta di Toi. 1452B, se non erro, giusto? Scoperto questo pianeta extrasolare nella costellazione del Drago. Giusto? E ne avevamo parlato. Ma qua invece cambiamo, poiché il James Webb andrà a dare un'occhiata a questo pianeta, perché questo pianeta si è detto che ci sia acqua, il primo pianeta oceano. E quindi toccherà al James Webb di verificare. Ma a proposito di James Webb, il James Webb per la prima volta ha trovato traccia di anidride carbonica in un pianeta extrasolare a 700 anni luce. E come si chiama questo pianeta extrasolare? Beh, WASP-39b, chiamato un gigante gassoso, un po' più grande di Giove. Comunque, io vi auguro una buona visione, d'accordo? Eccoci qua. Nella puntata precedente abbiamo parlato della scoperta di Toi 1452b, giusto? L'esopianeta scoperto nella costellazione del Drago. Ma ad oggi parliamo di un'altra cosa, che è successo 4 settimane fa. Il telescopio James Webb rivela anidride carbonica su questo pianeta infernale. Eccoci qui su Google, su James Webb, giusto? E purtroppo qui non ci sono altre osservazioni. Ha fatto un sacco di osservazioni, giusto, il James Webb. Però quello che stiamo parlando è questo qua. Ha rivelato anidride carbonica nell'atmosfera di un pianeta extrasolare. Comunque andiamo a leggere una fonte adesso, in un articolo. 4 settimane fa, quindi, la scoperta. Visto qualsiasi media ne abbia parlato. Oh, questo qua. Media INAF. La scoperta sarà pubblicata su Nature. Webb rivela per la prima volta anidride carbonica di un esopianeta. Lo spettrografo NICE ha rivelato la presenza di anidride carbonica nell'atmosfera di WASP-39b, un pianeta extrasolare a 700 anni luce dalla Terra. La risoluzione senza precedenti dello spettrografo e la sua grande sensibilità aprono la possibilità di effettuare simili scoperte anche in pianeti più piccoli e rocciosi. C'è CO2 nell'aria in quell'esopianeta, l'ha detto il telescopio spaziale James Webb. E come ogni volta con Webb, anche questa è la prima volta, la scoperta riguarda appunto la presenza di anidride carbonica in atmosfera e contrariamente a quel che siamo abituati a pensare per la Terra in relazione al cambiamento climatico. È una buona notizia per la scienza dei pianeti extrasolari. Il pianeta è un gigante gassoso che orbita attorno a una stella simile al Sole. E la scoperta è stata accettata per la pubblicazione su Nature. Il pianeta era noto agli astronomi dal 2011, l'avevano scoperto con i telescopi da Terra, osservando la sua ombra proiettata sulla stella, attorno alla quale orbita durante ogni rivoluzione. E quella che in gergo astronomico si chiama tecnica dei transiti e con WASP-39b. E quasi da manuale il pianeta fu infatti è un gigante gassoso circa
1,3 volte più grande di Giove e orbita 8 volte più vicino alla sua stella di quanto non faccia Mercurio con il Sole. Completa quindi un giro ogni 4 giorni circa. E grazie alle sue dimensioni e al fatto che la stella è simile al Sole e alla distanza del sistema della Terra, appena 700 anni luce. La sua eclissi non è difficile da osservare. La configurazione in cui il sistema di WASP-39b è posizionato rispetto alla nostra linea di vista non è solo utile perché consente di vedere il pianeta mentre transita e offre, nel caso in cui il pianeta sia dotato di atmosfera, di catturare la luce della stella che filtra attraverso di questa e di studiarne la composizione. In questo modo, prima di Webb, i telescopi spaziali Spitzer e Hubble avevano rilevato la presenza di atmosfere di vapore d'acqua, sodio e potassio. La tecnica impiegata da Spitzer e Hubble, detta spettroscopia a trasmissione, è la stessa utilizzata ora dal telescopio spaziale Webb, che ha studiato la composizione dell'atmosfera del pianeta con lo spettrografo infrarosso Nice Peak. Nello spettro la firma dell'anidride carbonica è una piccola collina tra 4,1 e 4,6 micron. È la prima volta che viene rilevata la presenza di questa molecola in un pianeta extrasolare. E la ragione è soprattutto tecnica. Nessun altro telescopio né da Terra né dallo spazio era mai stato in grado di rivelare differenze così sottili tra i 3 e i 5,5 micron dello spettro di trasmissione di un esopianeta. Si tratta di un intervento di lunghezza d'onda fondamentale per misurare le abbondanze di gas come l'acqua, il metano e l'anidride carbonica, che si pensa possono esistere in molti tipi diversi di esopianeti. Per quel che riguarda WASP-39b, queste sono solo alcune delle osservazioni in programma. Gli scienziati stanno esaminando i dati provenienti da altri strumenti e quelli rilevanti agli altri due pianeti che compongono il sistema. In generale, comunque, capire la composizione dell'atmosfera di un pianeta dice molto sulla sua origine ed evoluzione. Le molecole di anidride carbonica, per esempio, sono tracciati sensibili alla storia della formazione dei pianeti e nel caso del gigante gassoso in questione raccontano quanto materiale solido, quanto gassoso è stato utilizzato per formarlo. Rilevare un segnale così chiaro anidride carbonica su WASP-39 è di buon auspicio per l'individuazione di atmosfere su pianeti più piccoli e di dimensioni terrestri. Conclude Natalie Batala, scienziata dell'Università della California a Santa Cruz, che ha guidato il team. Ok, visto il pianeta così, WASP si chiama, e i parametri orbitali sarebbero questi qua, acqua 0,000, però di anidride carbonica c'è traccia. E queste sarebbero l'immagine dell'esopianeta che si trova a 700 anni luce da noi. Anche questa qua risulterebbe un pianeta gigante gassoso un pochino più grande di Giove, però di un colore azzurro, va. Beh ragazzi, spero tanto che questo video prenda di info sul sapere. Il James Webb ha trovato traccia di anidride carbonica in un pianeta extrasolare a 700 anni luce. Vi sia piaciuto? Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, un bel like e noi ci sentiamo alla prossima.